Quante volte vi è capitato che il telecomando del vostro apparato si rompesse, le batterie perdessero acido e in un modo o nell'altro un device, un apparecchio, un televisore, un proiettore o uno stereo anche da qualche migliaio di euro diventasse praticamente inutilizzabile perché non avete un modo per interfacciarvi, per accenderlo, magari su quelli più moderni addirittura non ci sono neanche i pulsanti esterni. Bene, la soluzione è abbastanza semplice e come al solito viene dal mondo open source. Cosa utilizzeremo? Utilizzeremo un programmino open, ovviamente, scritto da un ragazzo che probabilmente aveva avuto un problema di questo tipo e quindi si è inventato una soluzione. Lo smartphone di riferimento è un qualunque smartphone di tipo Android e quello che ci servirà, oltre al software che potete scaricare da qui, oppure se volete ricompilarvelo potete farlo direttamente dal GitHub dello sviluppatore, ed un paio di diodi infrarossi. Per prima cosa rimediamo i diodi infrarossi e tra il charpame elettronico, la mondezza elettronica che avete in casa, sicuramente un paio di telecomandi vecchi li trovate, di qualcosa che magari avete buttato o che comunque non funziona più. Quindi smontiamo i telecomandi per accedere ai circuiti stampati interni. Smontiamo tutto quello che ci può far comodo, nel nostro caso specifico utilizzeremo solo i diodi infrarossi, ma visto che ci siamo anche i diodi Zener, dei condensatori, tutto quello che possiamo riciclare. Dopodiché buttiamo la plastica nella plastica, il metallo nel metallo, e però mi raccomando, i PCB, i circuiti stampati, devono essere smaltiti come circuiti RAE, quindi come apparecchiature elettroniche, e rivolgetevi a un centro specializzato o cercate un negozio che ha un centro di raccolta di materiale RAE. Allora adesso dovremmo saldare insieme i nostri LED. E come potete vedere dentro sono fatti in un certo modo. Uno è l'anodo e uno è il catodo. Sono facili da riconoscere quando sono nuovi, perché uno ha una zampetta più lunga e una zampetta più corta. Però in questo caso specifico, che non sappiamo qual è l'uno e qual è l'altro, è un pochino difficile. Però si può vedere dentro la struttura interna del diodo LED e quella con la letta, quella con la parte più grande, è, mi sembra, l'anodo, ma non sono sicurissimo, controlleremo. In realtà si potrebbe anche guardare dalla forma del LED. Normalmente c'è un taglio, un lato è piatto, non è che è facile da vedere su questi LED qui. Se no, l'alternativa è usare il tester, perché in una direzione il diodo LED conduce, come tutti i diodi, nell'altra direzione invece no. A questo punto salderemo insieme questi due LED, l'anodo di uno con il catodo dell'altro e viceversa. L'idea di fondo di questo progetto di IR Plus Wave è quella di utilizzare come porta di comunicazione verso l'esterno, come attivazione dei diodi LED, la porta, quindi il connettore jack delle cuffie del vostro smartphone. Normalmente il segnale audio, quindi quello che voi utilizzate, insomma, che viene interpretato dalle vostre cuffiette, non è altro che un segnale elettrico che ha come variazione tra 0 e 1 volt e di pochi milliampere, perché non ne serve moltissimo per pilotare le cuffie. Normalmente si potrebbe utilizzare il diodo interfacciandolo tra il left, quindi tra il canale sinistro e la massa, o tra il right e la massa. Però questo comporterebbe che la differenza di potenziale, la tensione disponibile sarebbe di praticamente un volt, che non basta pilotare un diodo normalmente, perché normalmente i diodi hanno 0,7 volt di tensione di soglia per andare in conduzione, qualcuno un pochino più grande. Quindi per aumentare l'efficienza di questi diodi, quindi per avere un'emissione di infrarossi molto più importante, l'idea è quella di collegare un diodo al canale sinistro e un diodo al canale destro,
e l'uno all'altro insieme. Questo significa che normalmente la differenza di potenziale che ci sarà tra il più e il meno di ognuno dei diodi sarà comunque 1 volt e meno 1 volt, che in totale fa 2 volt. Questo comporta una maggiore differenza di potenziale, una maggiore potenza in uscita dal diodo come impulso luminoso. Questo per metà della forma d'onda dell'infrarosso che viene trasmessa, e quindi quando viene emessa da uno dei LED. Quando invece la semionda sarà negativa, sarà l'altro diodo, che è polarizzato in quell'altra direzione, a emettere lo stesso segnale. Quindi comunque in ogni caso entrambi andranno in condizione la metà del tempo, però con una differenza potenziale ai capi che sarà di 2 volte invece che 1. Questo è il giacchino stereo recuperato da un vecchio cavetto, non so neanche se funziona, nel senso che adesso lo proviamo. A questo punto l'idea è di fare un collegamento tra tra l'anodo e il canodo e il catodo del tutto. È venuto il momento di passare alla parte software. Come dicevamo, il programmino è disponibile gratuitamente sul Play Store di Google e si chiama IR Plus Wave. Ci sono due versioni, uno IR Plus e uno IR Plus Wave. Quello Wave è quello che presuppone l'utilizzo della porta delle cuffiette del vostro telefono Android. Quindi una volta trovato, lo riconoscete all'iconcina che è come questa, premete installa e il programmino, anche abbastanza piccolo, si installa molto velocemente, no? Meno di 5 mega, dipende dalla vostra linea, ma insomma non occupa neanche tantissimo spazio sul vostro computer. Ricordiamo che è un programma open source, gratuito, e quindi comunque se volete partecipare al progetto siete liberissimi e sarà sicuramente contento anche l'autore. Una volta scaricata l'applicazione di Binary Mode e lanciata, comparirà la schermata con probabilmente l'installazione e la creazione dei primi profili. Comunque io li avevo già installati e possiamo andare a vedere su impostazioni alcune informazioni interessanti. Ci sono due modalità per funzionamento, c'è una modalità mono LED e una dual LED, che è essenzialmente quello che vogliamo noi, quello con due LED. Se aggiungiamo un device, possiamo scegliere tra i vari device, li possiamo scegliere per marca. Per esempio, se scegliamo BenQ, ci sono una decina di preset per alcuni device più comuni della BenQ. Ma potete tranquillamente fare una ricerca anche attraverso il campo superiore e per esempio Pioneer, e una volta scelta la marca scegliere qual è il prodotto che vogliamo installare. Cosa succede? Praticamente lui memorizza il layout dei telecomandi sul vostro schermo dello smartphone, quindi per esempio il Samsung è differente dal Pioneer, che è differente dal BenQ, e i relativi codici. Se volete rimuovere qualcuno di questi prodotti, basta selezionarlo e poi andare sullo schermo laterale e premere rimuovi. Se volete aggiungere un device particolare ma non siete sicuri di quali sia, potete tranquillamente andare nella Code Finder e cercare tra quelli disponibili. Una volta individuato qual è il vostro, non ci resta che provare. Il nostro caso specifico è un televisore della Samsung. Accendiamo, come potete vedere funziona. Ho preso la
Bene, se il video vi è piaciuto, un thumbs up è sicuramente gradito. Se volete rimanere in contatto con il canale, sottoscrivete.